Ma Filippo, da cosa nasce l'idea di fare un inno per il Sassuolo? Dall'amore per questo paese, che io ho, dalla riconoscenza e nei confronti di una squadra che ha dimostrato grande entusiasmo, di una società che non ha mai mollato il colpo, di qualcuno che è cresciuto nel tempo. Io sto crescendo negli anni, mi sento vicino anche alla dinamica della squadra che cresce in Serie A e deve dimostrare tutte le volte, così è anche nella mia professione, devo dimostrare ogni volta quello che posso dare alle persone, sorprendermi e sorprendere, così fanno anche i giocatori del Sassuolo. Mi hanno chiesto se dovesse andare in Serie A la squadra, ci serve un tuo inno, ti prego, e ho avuto veramente il piacere di scriverlo e di cantarlo, perché mi è piaciuto fare questo regalo al Sassuolo, alla squadra, al paese, a tutti i tifosi, a tutti quelli che apprezzeranno questa canzone. In realtà non è un inno, è una canzone come quelle che ricordi e canti quando le ascolti per radio. Ora, cosa rappresenta per te e per la squadra il fatto che NEC, Filippo Neviani, abbia fatto un inno per il Sassuolo? Ma è un grande onore, uno dei più grandi artisti italiani degli ultimi tempi, sassolese Doc, ci ha donato un regalo bellissimo, e tra l'altro il testo ci rappresenta in pieno: cuore, grinta, determinazione, voglia di non mollare mai, neanche davanti ad avversari così grandi, così forti. Quindi cercheremo di portare in alto il nome Sassuolo, della città, come abbiamo sempre fatto, perché oggi nella dimostrazione la città ci è vicina con i suoi personaggi più importanti, ci è vicina con gli 8.000 abbonati, con la dimostrazione di affetto giornaliera e settimanale che ci dà, e quindi bisogna solamente continuare a cercare di far bene, a regalargli quel sogno che si chiama salvezza.